Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, che fortunatamente abbiamo trovato questo e ci siamo evitati quel fottuto albero. Mo' qua ci fa scendere. Vediamo cosa c'è, ma anche se io voglio andare di sopra, la porta. Non si apre da questo lato. Mali mortacci tua, ma quando cazzo mai una porta ci si apre a noi? Din din Mortacci tua. Muori pezzo di merda pure tu. Corazza da cavaliere di Lenindel. Ma. Fua. Niente. Qua si va pure sui tetti, sì. Ah, eccolo là sotto, dove sta? Quindi mi dovrei buttare sotto. E io non lo so se ci stiamo avvicinando qua, io non ho idea. So solo che è un fottuto labirinto. Ma questo cazzo qua è il drago, ma amico mio, non è che ti risveglia, no? Vabbè. Che? Ma non è un breccio. Cristo santo, quant'è sto drago? Sì, praticamente ci fa andare di là. Credo, ci fa salire qua, eh sì. E poi se buttiamo là c'è una scala. Madonna mia, che casino. È un casino qua sopra, sotto. Ma c'è la scala. Ma veramente è un macello là, la scala è là. Cazzo di bestia sei?
Cioè, se scendo la scala. Io la cosa che voglio è avvicinarmi a fare quella cazzo di missione. Poi, una volta fatto, ci possiamo dedicare all'esplorazione come Dio comanda. Qua non ci fa andare da nessuna parte. Eh sì, dai. Folgore. E cazzo. Bestiaccia là sotto. C'è stato uno che sul tetto, madonna puttana, prima mi fa uscire qua fuori, poi non lo so. Io qua devo arrivare, quindi direzione. Un altro luogo di salvataggio. Un altro luogo di salvataggio. Di Lionel, cioè sembra vestito funebre, sembra il vestito del cipollotto, quello di Dark Souls, però qua si chiama Lionel. Guarda, pesa 21, solo col fisico. Ah, è orrenda, dai. Lionel. C'è quel bestione là. Ma bestione là, io no. Ma porca puttana. Si può andare qua sotto. Sì. Ecco.
E prende sti cazzi dai topi, li mortacci tua. Chi c'è che non mi fa puntare? Le fogne. È giusto. Le caccio. Ma porca troia, ma veramente fai che io non riesco ad arrivare qua sotto. Non ci riesco ad arrivarci. Non c'è una mano. Ma ce ne stanno altre due, ma si buttano. Buttati da pure tu, dai. No. Qua mi sta portando tutto fuori mano. È vero senza la parola. Scendi, c'è. Vaffanculo. Acqua, dicevo io, che cazzo. Quindi qua niente. Che abbiamo fatto una grande cazzata a buttarci qua sotto. Ah, beh, ci risalgo. E ci sto tornando indietro. E ci sta tornando indietro. A chi cazzo preghi tu? Prega, lui prega. Ah, là sotto. Li mortacci tua. E state ferma. Sta cazzo di luce. No. Fanculo. Muore, cazzo.
Levati le palle, sta rotta in culo. Ok. C'è nient'altro qua. Pare di no. Ragazzi miei, è un vero macello qua, eh? Ma veramente un macello. Cioè si sta andando proprio a cazzo de cane, senza seguire la logica. Cioè se moriamo qua manco con la bussola ritorniamo indietro. Ma sbaglio era? Sì, sì, là siamo venuti. Io poi non mi sono buttato. E qua ho preso la roba, sì. E quindi buttate qua sotto, cazzo vuoi che ti dico? C'è qualcosa là. Tanto uscirà qualcun altro. Cappuccio da colpevole. E sti cazzi. Covid è merda. Allora la scala. Sì, qua l'abbiamo fatto. Quindi un cazzo. Fatto tutto qua. Ora ritorniamo su. E lì c'è il salvataggio. Quindi dove cazzo devo andare? Da sta bestia. Da sto figlio di puttana devo andare. Vieni, vieni. Maschera del presagio ghignante. Ma che brutta. E là c'è una scala che si deve dare un calcio per farla scendere giù. È una parola. Come cazzo vado? Boh. Ci si va mica qua. Sì, ma pure sta cosa, no, io sono venuto qua a salvare. Ma poi. Qua mi ci sono buttato. Là ci sono stato. Dove cazzo devo andare qua? Dove cazzo vado? È l'unico a tornare giù. Ah sì, qua a destra. Qua. Però mi sta facendo andare indietro. Cazzo. C'è una scala pure da là.
Indietreggiavano sti figli di puttana. C'è una scala. Sale Kratos. Aspetta, aspetta qua. Avevo mica visto io qua. Un bel bauletto c'è. Chiave di pietra. La porta. Vedete che qua. Ah, è dove dicevo che non si. Eh sì. E qua non si poteva aprire. Pensa tu che cazzo di giro che ci ha fatto fa. Madonna santa che. Eh sì, io qua già l'ho ammazzata a questi. Ma porca la troia. Lì c'è il drago. Mazza che giro. E quella è la chiesa dove ho salvato? Sì. E là ci sono le scale. Allora, sì, là è dove siamo andati, qua sotto sono le fogne, la scala e là c'è il salvataggio, quindi abbiamo fatto tutto il giro. Mo, l'unica è, o si arriva sul drago, ma tanto che salgo sul drago. Fanculo. Va va, guarda sto pezzo da merda. Fottuto bastardo. Poi dice che non le devo ammazzare, pure che non fanno un cazzo. E ho finita la magia. Lei potete. Allora, dicevamo. Sono andato sotto prima io. Mi sono fatto qua sotto o sbaglio? Ah no, no no. Qua sotto no, perché vedi che c'è quel figlio di Troia. Non ci sono stato sotto. Ci dovrei andare. E mi devo buttare dalle scale. Ho capito tutto qua. Tutto qua. Ma roba da matti.
sì. E poi ho fatto tutto il giro di qua, sono andato di là, quindi qua ci sono stato. La puttana di Eva. Andiamo da sto cazzi drago. Setta runica. Andiamo su. Mo vediamo. Sei solo? Ah, c'è dove sparare. Ci stiamo avvicinando sempre di più. Però, cazzo, non è che quello là sotto? Là dentro? Sì, ragazzi, è lì, è lì, è lì. È lì la versione, figlio di puttana. Vediamo se troviamo un salvataggio. L'avevamo fatta. Non lo so manco io come. Sì, c'è pure il luogo di grazia, allora siamo a cavallo. Ah, riposate. Ah, riposate. Qua ci stanno tutti i ceneroni. Al 100% là dentro. Dai! Che è sta leva? E tira la leva, vediamo che succede. Successo. Cazzo ha fatto. C'è un gargoyle. Sì, eccoli là i segni di evocazione per invadere. Quindi siamo giusti. Solo che ho capito, io ho tirato la leva per fare che cosa? Soldati, soldati. Mamma mia, quant'è sto drago, cazzo. Là c'è qualcosa. Beh, comunque non ce ne frega un cazzo. Fammi vedere se me la fa ritirare. No. È solo che io non ci ho capito. Cioè, non mi ha fatto manco vedere. Tirando la leva, cosa cazzo abbiamo combinato? Stanno altri soldati là sotto. Va bene, dai, comunque.
cazzo là sopra era. Bene, no, tanto abbiamo salvato, senza paura. Volevo capire soltanto dove cazzo siamo. Guarda qua. Ah, forse mi ha aperto la porta. Qua ci fa praticamente ritorna tutto indietro. Mamma mia, è immensa comunque questa zona. Beh, noi intanto ci facciamo quello che dobbiamo. Siamo venuti a fare. A cane di merda! Cioè la missione. No, aspetta un attimo. Cappella punta di Alberic. Alberic, Alberic. Ma chi è sto Alberic? Vabbè, bestie da mago e cose, noi non ce ne frega un cazzo. Facciamo una piccola ispezioncina. C'è pure il quadro. Uccello che non vola. Va bene. Meglio qua, no? Magione fortificata, primo piano. Mo vengo, un attimino, fammi controllare. Ah, qua se andrà di là si sa, qua c'è tutta una cosa da ispezionare. Però a noi, sai che c'è? Non ce ne importa un cazzo adesso. Questo non si aprirà da qua. Ah no, si apre. Strano, ma vero, ma si apre. Qua c'è un'altra leva. E che serve sta leva? Niente, vabbè, dai. Facciamoci la nostra missione. Invadere il mondo di Wargram, il lupo sanguinario e Willem, lo stregone errante. Sì, però. Io andando me ne metto. Almeno sono già pronto. Invadilo. Non vediamo. Io mi sono messo tutto, dovrei tenermi tutto. Ah, lui è con me.
guarda chi c'è! Vai, questo è morto! Il mago non ha speranze. Vai! Aprate! Boh, boh, basta! Abbiamo vinto! Aveva la spada quella che c'ho io, della fiamma nera. Wow! L'armatura del lupo sanguinario, quella della beta! Corazza del lupo, guanti! No, questo è spettacolare! Io la sopra pure si fa! Sì, giusto, dai, questo è piano piano, ha detto! Spettacolo! L'elmo del lupo. Corazza del lupo sanguinario, però ovviamente è più forte questa qua, 18-7, 13-2. Secondo la linea, i lupi sono le ombre dell'impero, una condizione a cui Vargran stesso aspirava. Corazza del lupo sanguinario era uno dei primi senza luce a giungere nella rocca della tavola rotonda. otto fulmine, 12 e 6, già soffriamo il fulmine noi, cazzo, gli metto questa, però dai ragazzi, spettacolo, la corazza del lupo, la corazza del lupo abbiamo preso, e come sempre, i guanti del lupo, dove stanno? No, questo è Lionella del lupo, eccolo qua, 3-2, 4-7, 4-4, no. Fulmine 3-1, fulmine 3-2. Stato, vedi? Fulmine, siamo a 9-7, proprio scarsi. Proprio scarsi. Beh, comunque, qua mo abbiamo fatto. Quindi che mi conviene fare a me adesso? Devo ritornare a... alla tavola rotonda, là, a Villa Vulcano. Bene. Eh sì, devo tornare a Villa Vulcano, perché qua l'abbiamo fatto. E poi qua c'è un macello da fare. C'è proprio un macello da fare. Villa Vulcano da qua. Eh sì, avendo fatto la missione, devo andarglielo a dire questo. Anche se ha combattuto con me, quindi. Oh, deve sapere per forza, già abbiamo fatto. Comunque ragazzi, abbiamo preso una marea di armature, il crogiolo, il lupo sanguinario, questo del, quell'altro del mago, quella del cipollotto. Abbiamo parecchie armature. Ok. No, ancora dobbiamo fare la terza missione sua. Quello là è morto. Ma sta stanza a me mi puzza, qualcosa c'è.
Perché è chiuso qua? Quella è chiusa. C'è solo lo vedi. Ho la ricompensa di rendere Furia di Gelmir. Va bene, magia. Prima di sanare la morte che ci attende. Vabbè, questo va a prendere abilità. Ok, ci rivedremo ancora. Ma ok, quindi qua siamo a posto. Qua siamo a posto. Ah, questa è tornata come prima. So che cosa non mi dite. Ho visto cose strisciano pure dalla notte. Senza più uscire. Ha preso veramente come me. Forse lui non c'era un segreto. Parla del lato oscuro di Villa Vulcano. No, basta, tutto qua. E adesso vediamo questo che dice. If you follow this heroic path, it cannot come and... Problemi di Zorayas. Già, la risposta alla sua docente, dunque voglio essere sincera. Siamo da una mandata per problema. E che ne so? Nascosto. Vabbè. Niente, ragazzuolo, no? Detto ciò, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto la missione e mo c'è da capire il da farsi. Cioè, avremo altre cose da fare, sicuramente. C'è la terza missione di questa, però questa è molto lontana, quindi dobbiamo esplorare tutta la zona. Qua a Villa Vulcano c'è tanta roba, anche il posto là sotto dove dobbiamo andare, dove mi sono trasportato la prima volta. Quindi niente, ci salutiamo qua e ci si vede alla prossima. Un saluto da Kratos e da me, gioca e basta.